Ecco le nuove inchieste sui rifiuti, sullo smaltimento illegale dei rifiuti, con anche verità contraffatte, sincere menzogne, larghi di prove, indizi, documenti, canagli in divisa, mafiosi camuffati da antimafiosi, riciclano con la destra e largiscono con anche la Confindustria è coinvolta. Fare accordi con l'antimafia e con la mafia, che fa pensare. Se il potere della mafia è così forte e io riesco a contrappormi, divento un paladino antimafia, arriva a Lomello, Montante, poi addirittura Montante con le vicende che ha avuto, e ti accorgi che il suo gradiente di criminalità non è fare, non so che cosa abbia fatto, non lo conosco, non conosco il processo, ma le sue responsabilità sono aver fatto accordi di amicizia con finanzieri, generali, politici, e allora vuol dire che ha scelto l'antimafia. Laci e togati, benefattori, tutto questo e altro ancora, il sistema Montante, l'ex numero 2 di Confindustria, condannato a 14 anni per associazione criminale finalizzata alla corruzione e gli accessi illegali ai sistemi informatici delle forze dell'ordine, insomma, spionaggio sulle vite degli altri. Antonio Calogero Montante, paladino dell'antimafia e compare di nozze di due patrimi di mafia, spiava tutti, amici e nemici, dai collaboratori di giustizia ai pochi giornalisti non asserviti, sino ai figli minorenni dell'allora assessore regionale ai rifiuti, Nicolò Marino. E con un certo orgoglio che può dire che un nostro magistrato prestato alla politica, qui presente in aula, il dottore Marino, da assessore di un determinato governo regionale, ebbe il fiuto e il coraggio di denunciare, quando ancora era pericoloso denunciarlo, questo sistema affaristico che perseguiva il profitto ricorrendo a pericolose ritorsioni nei confronti di chi intendeva opporsi. La rete di convivenze su cui il Montante e il Catanzaro possono contare fa sì che venga Siculiana considerata terra di mafia perché si oppone al vicepresidente di Confindustria che ha eretto il vessillo dell'antimafia per fare i propri affari. Una precisazione: dagli accertamenti della squadra mobile del capoluogo nisseno, l'amministratore unico della Catanzaro Costruzioni SRL risulta il fratello Lorenzo Catanzaro, nata a Siculiana nel 1961. Cosa è cambiato per l'impresa Catanzaro con il commissariamento? È cambiato che è finito tutti i contenziosi, di fatto la ditta Catanzaro è diventata dominus della discarica di Siculiana, il comune e l'ente pubblico non può dire neanche una parola sulla gestione della discarica di cui era proprietario il comune di Siculiana, e quindi e in più siccome c'erano dei contenziosi pure anche dal punto di vista economico, la commissione ha proposto di fatto il giorno prima di sciogliere la commissione è stato fatto un accordo per una transazione di più di 11 milioni di euro che poi è stata ratificata dall'amministrazione che ha seguito la commissione straordinaria. Quindi, come dico, gli imprenditori per i Catanzaro è stata una situazione win-win, hanno vinto comunque. Sì, sicuramente. Sciolgono comuni, celebrano liturgie antimafia, stiglano protocolli di legalità, inventano persino il rating di legalità da attribuire alle aziende virtuose. Salvatore Petrotto, ex sindaco di Racalmuto, voi conferite come città, conferivate come città sempre la discarica di Siculiana? Sì, abbiamo conferito da sempre nella discarica di Siculiana, esattamente dal 2007, perché prima avevamo una nostra discarica comunale, ma è stata chiusa per volontà della regione assieme ad altre 200 discariche in Sicilia, presumo per favorire altre logiche, quindi questi nuovi, come li definisce il tecnico ambientale Aurelio Angelino, i nuovi dittatori delle discariche in Sicilia. Queste mega discariche, ecco i nuovi dittatori, il nuovo malaffare che c'è ancora con il governo nuovo Piduli, Ciocelli, Di Maio, Zingaretti, ma Speranza, Bratoiani. Quando scoppiavano le classiche canoniche emergenze, anche 200. Precisiamo che i comuni della Sicilia sono?
390. Quindi più della metà dei comuni siciliani andavano a Siculiana. Perché l'ultima vasca autorizzata nel 2014 dal funzionario dirigente regionale Gaetano Gullo era di, ed è, credo, non so se è ancora in esercizio, di 3 milioni di tonnellate di rifiuti. Quindi, facendo un po' i conti, 3 milioni di tonnellate, in Sicilia si producono 2 milioni e 300 mila tonnellate di rifiuti, per cui 3 milioni di tonnellate significa sono i rifiuti che si producono in Sicilia in quasi un anno e mezzo. Nasconde un interesse inconfessabile nel trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti, non solo urbani, industriali, petroliferi, Eni Universente, scarti di mercati di grosso come quello di Vittoria, gestiti dagli amici degli amici. Ma che ci siano ambizioni criminali da parte delle mafie su Vittoria, sul mercato ortofrutticolo, lo confermano le inchieste giudiziarie di queste settimane, che ci dicono come l'intero indotto, dallo smaltimento dei rifiuti allo smaltimento della plastica, ai trasporti, agli imballaggi, continua ad essere bottino di guerra che alcune cosche mafiose rivendicano, anche quelli che sono passati attraverso pesanti condanne giudiziarie, pensiamo al caso di Claudio Carbonaro, torna in libertà e mette insieme il suo traffico perché la plastica delle sere possa diventare il grande business mafioso, per cui l'emergenza mafiosa sul mercato di Vittoria continua ad essere un'emergenza. La Commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, nell'ambito dell'indagine sul ciclo dei rifiuti, si occupa del caso di alcuni scioglimenti di consigli comunali, Siculiana e Scicli in particolare. I provvedimenti di scioglimento per mafia sarebbero intervenuti in realtà amministrative locali che avevano creato problemi per le discariche. E a me fa anche, devo dire, piacere che la Commissione Antimafia se ne occupi, che l'onorevole Fava lo abbia messo in primo piano nell'agenda della Commissione. Io stesso devo dire che alcuni mesi fa ho fatto delle sollecitazioni su questo e su altri temi all'onorevole Fava e in particolar modo sul ciclo dei rifiuti, la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti, che io ritengo sia un problema per la nostra città e più in generale uno dei problemi più importanti dell'isola. Su questo tema che così tanto secondo me ha contribuito in quel momento per quanto ha portato allo scioglimento, i problemi restano.